È una forma molto accattivante di stimolo della curiosità, per cui tu sei colpito da questa cosa misteriosa, hai voglia di scoprire che cos'è e quando cominci ad aprirla con questa chiave riesci a sapere un sacco di cose, per esempio a recuperare momenti della storia, a capire momenti del presente, a capire delle cose che sono profonde, nascoste. Insomma, il mistero è una forma di conoscenza, come anche la paura, no? Se qualcosa ti fa paura e tu hai voglia di scoprire che cos'è, perché lo vuoi togliere di mezzo. E questo qui ti serve a conoscerti e a capire. Per cui sono molto contento di essere a Benedetto Spettacoli di Mistero, perché parliamo della cosa che più mi piace, più mi diverte, il mistero. Io porto il mio contributo portando una serie di misteri delle mie parti, Emiliano Romagnoli, che hanno comunque a che fare con il Veneto anche molte volte. Ce ne sono talmente tanti, come sappiamo, che forse sono mitici nel passato, oppure che hanno a che fare col presente, misteri della cronaca, ma anche misteri non della fantasia, dell'immaginario, insomma, che mi metto soltanto l'imbarazzo della scelta, per cui ne sceglierò qualcuno che spero che sia abbastanza interessante e faccia capire un po' di cose. Poi il bello del mistero è questo, che non finisce mai, naturalmente, perché ogni mistero rimanda, soprattutto in un paese come il nostro, ad un altro mistero.